Ragazzi, questa mattina meteo uggioso. Temperatura esterna glaciale. 0 gradi in questo momento, stanotte minima meno 3. C'è una leggera pioggerellina qui a Charleston. E in questi giorni stiamo guardando abbastanza il meteo. Poco più a nord di qua, proprio lungo la strada che dovremmo percorrere, circa un 50 di chilometri da qua, è stato emanato un allarme Blizzard Ice Storm. Abbiamo letto anche che dal 2015 che la North Carolina, che è lo stato successivo che dovremmo attraversare, non lanciava questo allarme. Quindi, visto che in realtà già da domani questo allarme scompare e dovrebbe tornare un metro decente, oggi abbiamo deciso di fermarci qui. Questo perché c'è scritto che la strada può ghiacciare improvvisamente in queste condizioni e consigliano di viaggiare solamente in casi di bisogno. Addirittura dicono: se viaggiate portatevi le scorte, insomma, tutti gli avvertimenti del caso. Quindi, dato che in realtà oggi non abbiamo questa grandissima fretta, ci fermiamo qua e magari domani ripartiamo con una giornata migliore. Quindi oggi vivremo l'esperienza di stare in un parcheggio di fronte a un campo da golf. Abbiamo acceso anche il riscaldamento. Noi abbiamo lavorato un po', ma adesso è arrivata l'ora di pranzo e quindi, siccome ieri sera è avanzato il purè e qui in questa casa non si butta via niente, oggi farò un tortino con il purè. Aggiungo un po' di grana grattugiato che ci ha regalato Gian Pietro. Ci aggiungo anche un po' di spinaci avanzati sempre da ieri sera. Ecco qua, pronta per la cottura. Ecco qua, l'ho sformato pronto. Lo sai che in questa casa non si butta via niente, quindi devi subire le mie ricette riciclate. Aspetta, ti ho dall'altra parte. Hai aspettato poco. È ustionante. Però è buono. Non è una frittata, vero? No, non c'entra niente con la frittata. È buono, è buono, è buono. Guardate qua fuori la situazione attuale. Bel fresco. Decisamente clima invernale. Non ci eravamo assolutamente più abituati, tutt'altro che abituati. Però se la... bisogna riniziare a... riconfigurare il viaggio. Non è arrivato ancora nessuno. Le nuvole vanno veramente velocissime e là spunta il sole. Io mi sto a congelare, torno dentro. È una delle prime volte che questa finestra l'ho lasciata completamente chiusa. Ieri per tutta la giornata abbiamo passato qui, abbiamo lasciato attivo il riscaldamento in modalità inverno e questa notte è partito credo almeno 3 volte, più che altro per riscaldare credo questa parte della zona. Nella parte restante del veicolo non ho mai sentito provenire il calore dei caloriferi. Ci guarderò dopo per capire perché è interessante. Vediamo un po' come siamo messi con le batterie. Luci, sei pronta? Andiamo a prepararci un caffettozzo. Accendo il verterozzo. Che grigiume! Ragazzi, effettivamente ammazza, mai vista una roba del genere. È tutto ghiaccio. Cioè, c'è una crosta di ghiaccio sopra le gomme. È tutto ghiaccio, ragazzi. Effettivamente sta ghiacciato todo. Qua le previsioni ci pigliano bene. È tutto ghiacciato. Stato un po' meno. Sta tutto ghiacciato. Allora. Preriscaldiamo un'ora e adesso attivo anche il riscaldamento dell'olio. Sta tutto ben ghiacciato. Tutto ghiacciato. Mazza, sta lattitivo. Non vedi, sono durissime. Ammazza. Il riscaldamento è finito, sento anche un po' di caldino qua nell'olio, non male. Il motore non posso dire che sia caldo, ma è tiepido, non è male. Ci prepariamo, faccio un po' di riscaldamento con la Thermoline. Riscaldiamo tutto, voglio provare tutto. Siamo ancora tutto sommato in condizioni umane. La temperatura del motore è data 45 gradi più o meno, dai. Senta la differenza quando avvii il motore, avendolo poi riscaldato bene. Andiamo a dare un'occhiata alla mappa.
Ora ci troviamo a Charleston, splendida città, veramente, ci è piaciuta tantissimo. Vogliamo arrivare perlomeno a Myrtle Beach. È il luogo da cui partiva l'allarme Blizzard Ice Storm, che dovrebbe essere terminato più o meno in questo momento. Sembra poco, ma i chilometri sono muchos. Oh, però sta uscendo il sole. Come da previsione. Speriamo. Cioè, in realtà il sole dovrebbe uscire a mezzogiorno, vediamo un po' se ci prendono. Ciao ancora una volta, parcheggio del golf club. Questo è stato veramente un parcheggio top. Veramente top. When the scenery is right, go riding. I wanna fall deep within. Don't leave me hanging just cause I'm too proud. Riscaldamento acceso. Procediamo su questa strada, non è proprio la strada principale, o quella più costiera possibile, che ci sta portando verso Myrtle Beach. Finora il meteo qua ha funzionato veramente bene, spacca quasi il minuto. Avevamo lasciato un po' d'acqua qua, è congelata, ce l'avevo bella fresca. La mia bocchetta dell'aria non ce la fa a sbrinare il filetto. Non vedo niente. Riesce a spannare solo qua. Ragazzi, qua nella foresta ci sono tutti gli alberi ricoperti di brina ghiacciatissima. Sono riuscita anche a pulire il vetro, ma non lo apro perché mi fa freddo. Ci stiamo avvicinando nel punto dove iniziava la regione che era sotto allerta ghiaccio, e io non lo sapevo, però effettivamente c'era da immaginarselo, che uno dei principali problemi che ci sono quando ci sono queste condizioni meteo è il ghiaccio che si deposita sopra i cavi elettrici. Il peso li può rompere e può far rimanere la gente senza energia elettrica. E siccome tantissimi qui si riscaldano con l'energia elettrica, potrebbero rimanere anche senza riscaldamento. Infatti in questo momento che stiamo andando verso un momento più caldo della giornata, vediamo dai cavi che ci cade del ghiaccio, è incredibile. Eh sì, anche adesso è caduto un po' di ghiaccio da questi fili. Qua persino i cartelli stradali hanno tutti i ghiacciolini sotto. Fatto freddo veramente, è ancora un po', non sta scongelando. Qua si vedono bene i ghiacciolini proprio sopra i cavi elettrici. Stiamo trovando il Lise. Ah, è di là, guarda, è di là. Per noi è una cosa che non riusciamo a metterci in testa, ma qua il diesel è usato veramente pochissimo, quindi spesso le pompe o non ce l'hanno proprio, o in questo caso siamo anche fortunati, è defilato, è veramente comodo, o se no magari ce n'è una su 10. Easy pay o card payment? Questa pompa c'ha due lati, quindi riempirò tutti e due. Madonna che freddo. Riempirò tutti e due. Sembra funzionare. Bella pompa da camion. Adesso probabilmente è ancora presto, dopodiché inizierò a controllare che tipo di diesel ci mettono a disposizione, perché andando più a nord sicuramente ci sarà diesel additivato. Qui che siamo ancora relativamente a sud, nonostante faccia freddo, non è così scontata questa cosa, quindi devo capire come distinguerlo. So che qua vanno per grade, vediamo di capire come funziona. Nel frattempo Lucia lava il vetro. Lavo il vetro e non solo. Voglio... togli i moschini? Mi sembra che ce ne sia. No, voglio fare questa cosa. Che cos'è? Che cos'è? Runks? Water repellent? Ma questo da quant'è che ce l'abbiamo? Non l'abbiamo mai usato? Ce l'abbiamo da un po', adesso lo voglio usare. Ah, dai, fuoro. Bene, bene, bene. Ok, adesso che ho riempito un po' quel serbatoio, riempio quest'altro. When lights are on, satellite pump is in use. Ah, vedi, lo dice anche. Evitare che qualcuno te freghi da dietro. Taking space, not with as much grace in mind.
a second choice of all another Rolls Royce. Dresses and lace, help me now. Che posto, poi con questa atmosfera. Che bello sto murales. If it's not my business, then who's, when it's up to you to choose. Problema che ci stiamo accorgendo che porta il ghiaccio, più che altro per noi, è che qui su queste strade ci sono tantissime piante i cui rami sporgono sulla strada e il ghiaccio le ha appesantite, i rami ora sono bassissimi, quindi spesso siamo costretti a viaggiare nella corsia centrale perché sennò pigliamo delle trone sui rami e ce ne sono alcuni spezzati e il camion non è bello. Molto camminare sui marciapiedi, vanno tutti in macchina, però in questo momento non ci camminerei neanche io perché cadono dei pezzi di ghiaccio anche dai cavi, dai rami, ogni tanto si vede cadere pezzi di ghiaccio. Ragazzi, siamo arrivati a Myrtle Beach, periferia, e qua alla nostra sinistra, ma anche alla nostra destra, c'è una distesa di roulotte che non ne ho mai vista una così grande prima in vita mia. Cioè, sono migliaia di roulotte del deposito di qualche venditore, non so, nuove usate. Myrtle Beach, welcome! Eccoci qua, qui d'estate deve essere veramente un casino. Adesso non sembra, adesso è tutto ghiacciato. Allora, qua si è fatta una certa e dobbiamo fermarci a pranzo. Vediamo magari se c'è la possibilità di fermarci qua o adesso decidiamo se proseguire ancora un po' più avanti. Vediamo un po'. Oh, che casettina azzurra carina. Qui stiamo andando a vedere il molo di Myrtle Beach. Dovrebbe essere qua in fondo a questa strada. Vediamo se anche la spiaggia è ghiacciata. Mentre spunta un flebilissimo raggio di sole, abbiamo trovato questo parcheggio, volevamo andare a vedere il molo, che è un molo di legno, deve essere carino. Poi in realtà proseguiremo, perché non ci fermiamo qua questa notte. Ci sono un paio di posti dove probabilmente si potrebbe anche rimanere, però cerchiamo di fare un po' di strada verso nord. Indossiamo i giacchini che ci ha regalato Gian Pietro, che ora ci stanno. Andiamo a vedere che c'è sta qua sul molo. Metterò anche il berrettino. Ragazzi, ci siamo appena accorti, è la prima volta che ci capita, che per camminare sul molo bisogna pagare. Fare la passeggiata sul molo costa $2 a persona. Non è una cifra esagerata, però non ci era mai capitato di dover pagare per camminare sul molo, né lo faremo questa volta, credo. Se invece vuoi pescare costa $12. Questa è la spiaggia di Myrtle Beach, i piccioni c'hanno un freddo pazzesco. Io credo che questo posto d'estate sia veramente un casino. Visti i negozi che abbiamo visto arrivando fin qua, souvenir, roba da spiaggia, un sacco di ristoranti, credo proprio che d'estate sia stragettonato. Adesso siamo in pochi. Però io dico che è quasi meglio camminare sotto a gratis. Si sta sciogliendo tutto il ghiaccio. Ti casca le pezze di ghiaccio in testa. La spiaggia è infinita, raga. Bella questa spiaggia. Veramente bella. I palazzi nella loro orripilanza non sono male dal punto di vista dei colori. Per l'altro sono abbastanza colorati. Qui stiamo camminando sulla sabbia, ma in realtà ci sono anche un sacco di conchiglie spaccate. Sembrano come delle pietre, ma in realtà sono conchiglie enormi.
Anche le conchiglie hanno il colore più o meno della sabbia, cioè sono grigie, non sono bianche. Il pier della Second Avenue, tantissima roba. Là in fondo ce ne sarebbe un altro di molo, un po' più corto, magari quello costava meno. Là in fondo ce n'è un altro, quello bello lungo sempre. I piccioni hanno veramente freddo, come non capirli. Adesso siamo a meno 2. Ci sono delle ostriche nere. Che roba strana è. Ritorniamo a bordo. Ah, stiamo arrivando al Luna Park. Sulla spiaggia, bello. Comunque questo posto sicuramente ha vita solo d'estate. Skywheel. Wow. Not your plan, but now the days of silence outgrow the fun things we have done. But tell me, do you wanna carry on? Plants don't grow without water. Beh, ragazzi, quando la giornata sembra che stia mettendo per il meglio, siamo arrivati al Walmart. Ci fermiamo qua. Vediamo un po' se ci cacciano. Lo scopriremo solo vivendo. Tablet Tots in mano. Dobbiamo caricare video. Andiamo a fare anche un po' di spesa. Il camperozzo lo lasciamo qua. Adesso la temperatura si è un po' alzata. Siamo sugli 1-2 gradi. Vediamo stanotte se congeliamo. Ragazzi, appena entriamo ci rendiamo subito conto che è cambiato tutto. A low price abbiamo il tappetino da mettere sul vetro per evitare che ti si congeli il vetro. Abbiamo i tacos, che non c'entra niente. Abbiamo il window defroster, io questo non l'ho mai visto, un ventilatore a 12 volt che ti speed up il defrosting process, tanta roba. Ci abbiamo il winter windshield cover, è una versione un po' più basica della protezione per freezing del parabrezza, e naturalmente liquido antigelo, non poteva mancare. Abbiamo il lock de-icer, nel caso ti si congela la serratura puoi scongelarla. Abbiamo il windscreen de-icer, cioè prodotto che ti devi sparare sul vetro far sì che non si congeli. Questo credo che dovremmo prenderlo anche noi. Andrebbe preso. E volendo c'è anche quello 2 in 1. Eh sì, è cambiato tutto. Infatti stiamo col giubbotto. Beh ragazzi, parlando di freddo, direi che potrei anche prendermi queste in sostituzione delle Crocs. La zampa dello Yeti. C'è roba per l'inverno, ragazzi, è cambiato il mondo. Le Crocs col pelo, da capire, ci sono solo sovramisura. Il fatto che non ci siano più misure mi fa capire che se le sono comprate tutte. Qui ci sono solo scarpe col pelo adesso, com'è possibile? Ragazzi, una cosa divertentissima è che all'inizio del nostro viaggio guardavamo i prodotti italiani fatti all'estero e sorridevamo un po' alle confezioni, alle cose un po' strane. E adesso la cosa bella è che mi viene da farlo anche per i prodotti che abbiamo imparato a conoscere negli altri paesi che abbiamo attraversato durante il nostro viaggio. E io non so se i centroamericani e i messicani vedendo il tamales in scatola sarebbero contenti. I tamales in scatola. Luci, proviamo il tamales in scatola. Cioè, io sarei curioso. Per farvi capire un po' come comprare i tortellini in scatola, uguale. Cioè, uguale. Che neanche senza impegnarci troppo, sicuramente da qualche parte troviamo adesso. Per fare la comparazione. Vabbè, questi sono fagioli e sono in scatola, magari ci può anche stare. Ma Italian green beans. So Italian. Italian. Vietnamese style ramen noodle in a vegetable bowl. In una busta minuscola. Non so, sembra cibo per gli astronauti, non lo so. Spaghetti, la salsa per gli spaghetti, sauce mix, robust and hearty, eh? Che cosa sarà questa? Condimento toscano. per polle vegetali. Non mi stavo impegnando troppo a cercare la scatola con qualcosa di italiano dentro. C'è questo spaghettios, che però secondo me non sono spaghetti, che roba.
Che roba è? Cosa ci sarà qua dentro? La Campbell, famosa marca di roba in scatola, fa anche gli spaghettios con le meatballs. Pasta with meatballs, made with chicken, pork and beef. C'è tutto, tutto. Maccheroni al formaggio in scatola. Questo bianco non è il ragù, come c'è scritto qua sopra, ma ragù è la marca, credo. Che fa un'ottima roasted garlic parmesan sauce. L'immancabile Alfredo, immancabile. C'è pure quella di Paul Newman, che tra l'altro abbiamo scoperto Paul Newman aver creato questa marca per fare anche beneficenza, interessante. Però c'è anche l'Alfredo Botticelli. Ragazzi, cioè, roba messicana, ma di quella veramente verace, il menudo, cioè è una sorta di trippa, non è proprio la trippa, ma più o meno il concetto è quello. In scatola, beh, questo ci può stare, questo ci può stare. Faccio notare che non c'è solo quello liscio, lo extra hot menudo, de fuego proprio, muy picoso. $3 costa, volendo ti puoi prendere pure 14 kg di menudo, sono 2,66 kg con la, per essere precisi. Però, raga, vediamo che la ragù fa anche robe rosse, robe un po' più che ci riportano i colori di casa. C'è il chunky, che è praticamente è un sugo de funghi. Chissà, magari è anche buono. Stavamo notando in tantissimi degli scaffali di questo supermercato che c'è sta niente, è vuoto. Se sono portati via tutto, tantissimi prodotti freschi, anche il reparto frutta verdura è semi deserto. E questo perché quando hanno lanciato il Blizzard Ice Storm c'era scritto di portarsi a casa un po' di provviste, perché qualora tu rimanessi bloccato in casa senza elettricità e senza possibilità di uscire, almeno c'avevi da mangiare. C'è anche qua il pollo, sono rimasti 4 pezzi di pollo, sono portati via tutto. Tutto vuoto, ragazzi, tutto vuoto. Ci sono dei reparti completamente vuoti. Queste, che secondo me i maccheroni non stavano qui, e un po' di fish stick. Questo. Pure i salumi, se li sono portati via tutti, non c'è sta assolutamente nada. Pure i salumi. Rischiavi di rimanere senza salumi. La pancetta. Qui mi sa che ci stava la pancetta. Bacon. È il bacon, giustamente, per la colazione. Tutto vuoto. Il bacon, ragazzi, se lo sono portato via tutto. Ecco, attenzione, ci sono rimaste un po' delle salsicce. Sono proprio quelle che abbiamo preso noi. Sarebbe il caso di prendere quello. Se sono portate via, todo. Bacon sausages, qua anche queste se le sono portate via tutte. Ecco, ce n'è rimasta una. Ragazzi, ce n'è rimasta una. 8 beef franks, un po' di salsicce. Queste bisogna portarsele, ragazzi, perché sennò rimani senza. Qui, ragazzi, c'erano delle offerte di robe dell'ultimo momento, ma niente, se sono portate via tutto anche qua. Ci sono rimasti dei, non si sa se sono dei biscotti o dei salatini col prosciutto. È un mix, dolce salato. Se volevi i cornflakes, quelli classici, nada. Se devi pigliare questi super colorati, questi ci sono. Pure allo zucchero hanno dato una bella ripulita. Ce n'è ancora, non manca. Però hanno svuotato un po' i scaffali. Però, ragazzi, anche quelle patatine ci hanno dato dentro. Non posso dire che sono proprio finite, ma oggettivamente stai a casa, ti fai un barbecue con la patatina e via. In realtà, invece, poi per quanto riguarda scatolame, bibitozzi, robe colorate, quello no, quello c'è più o meno sempre pieno. Questa mattina è tutto brinato. Non è assolutamente il ghiaccio di ieri, questa è comune brina, e però insomma rende tutto un po' suggestivo. Devo dire che le previsioni ci hanno preso alla grande. Oggi hanno detto che sarebbe stata una giornata super serena, sole pieno, effettivamente il sole si sta alzando e non vedo nuvole. Ottimo. Da questa parte il Walmart vero e proprio, sono le 8 del mattino, stanno iniziando ad arrivare un po' di clienti. Non ho ancora visto che temperatura c'è fuori, ma dentro casa si sta veramente bene. Vedo tutta la gomma bianca, brinata. La temperatura questa notte vedo che è scesa molto di più, siamo andati a meno 13. Valentino qui nel lato all'ombra, tutto bello frizzato. Rispetto a ieri, questa è brina, appena ci arriverà il sole se ne andrà via tutta.
Non pensavo di trovare già questo freddo qui, a questa latitudine, perché se vi ricordate non ho ancora cambiato l'olio, io non ho ancora l'olio adatto a questi climi. Ragazzi, con questi climi che stiamo andando ad affrontare ci accorgiamo di un piccolo problema che abbiamo qui, dove avevo installato il nostro climatizzatore. Siccome questo l'ho installato modificando il camper, ovvero togliendo un oblò che avevamo identico a quello che c'è in camera, avevamo dovuto gestire un po' il tutto mettendo delle piastre d'alluminio sopra e sotto. Tra questa piastra d'alluminio e quella sopra c'è dello spazio vuoto. Significa che la parte superiore fa leggermente condensa, probabilmente gocciola, e poi me la ritrovo qua. Vamos. La modifica di Lucia si è congelata. Mi fermo all'Home Depot, che sta qua vicino, in modo tale da vedere se trovo un po' di isolante da mettere là sopra. Spengo il calientatore dell'olio. A quanto è arrivata la temperatura? È sempre lì, più o meno arriva a 45 gradi. Lasciamo Valentino a scongelare e andiamo a vedere se troviamo qualcosa che ci può servire. E qua c'è tutto congelato, pure le piantine. Come fanno a sopravvivere queste piante qua così? Siccome devo fare il cambio dell'olio, ho bisogno di un secchio. Prendo questi che costano poco. Ragazzi, eccoli qua i pannelli isolanti. Ce ne stanno di tutti i tipi per fare gli isolamenti di camperozzi, vannozzi, camionozzi. Qui ci sono un po' di isolanti riflettenti. C'è pure qualcosa simile alla rana di roccia. Sound Thermal Fire, questo è isolante sicuro. Devo dire che qua di isolanti ce n'hanno veramente di tutti i tipi. Guardate questa, sembra cotone questo qua. Questo qui addirittura sembra cotone, mamma mia. Il classico Rockwool. Credo che l'unica roba che potremmo usare è questa. Proviamo con questi pannelli isolanti. Vogliamo prendere anche un pezzo di questo alluminio. Ma vi ricordate che nel negozio dei camperozzi avevamo visto quel cuscino che si infilava nella finestra? Lucio vuole fare un esperimento. Quindi ha preso il suo foglio. Siamo nel posto giusto dove prendere roba per gli esperimenti. Quindi se serve qualcosa prendilo. Bene, ma adesso riprendiamo la strada direzione nord. Non si sbaglia. Stiamo andando verso Wilmington. Mancano 600 miglia più o meno a New York. 1000 miglia sono 1700 km, quindi non è proprio dietro l'angolo. Ragazzi, ancora ponti che cercano di oltrepassare in qualche maniera queste zone paludose. Un po' di chilometri che stiamo percorrendo questa strada quasi tutta dritta. A tratti c'è qualche salita, qualche discesa, ma poco di più. Abbiamo a fianco delle piante giovani che, non so, a me ricordano veramente il nord Europa. Mi sembra di percorrere una strada della Svezia. Ho la stessa sensazione di infinito. When your life's been put on hold. Bene, siamo quasi arrivati alla deviazione che vogliamo prendere per immetterci un po' in questo bosco e andare ad esplorare un po' questo parco. Ci siamo quasi, la deviazione è poco più avanti. Qui in un modo o nell'altro siamo sempre sulla 17, non si capisce come mai. La strada è diventata semplicemente più stretta.
zona stiamo notando un sacco di case prefabbricate, ma anche delle roulotte che sono state trasformate in case. Oh, Highwood Landing. Wow, mamma mia, che lugarcito, che foresta, bellissimo. Wow, bellissimo, cioè proprio come si vedeva dalla mappa satellitale, bello stradone nel posto. Turn it around in a hurry, hoping you will come along. I'm running as fast as I can, in a desperate need of a plan. It's the work of one little man. I'm faded out. Il problema è che non abbiamo ancora allargato i parafanghi adeguandoli alla nuova misura dei cerchioni, quindi ci stiamo insozzando tutti. Wow, sempre più fretta. Oh, qua c'è una deviazione. Ah, sono belle tutte e due. Wow, che bello, non si vede la fine. Troppo da esplorare questa regione. Wow, qua ci passa giusto giusto il camion. Sempre più immersi nella natura. Qui è cascato un tronco e l'hanno dovuto tagliare per passare. E a fianco comunque è un po' paludoso. Cioè a tratti spunta l'acqua, quindi loro tronchi un po' bassi. In a desperate need of a plan, it's the work of one little man. I'm faded out from the story. Am I a passionate man? Proprio zona di campeggio. 14 giorni camping limit, c'è posto per tremare, eh? No, no, dai. Ragazzi, questo posto è spettacolare, eh? Ci riporta un po' nelle BLM land dell'ovest, ragazzi, dove si poteva stare almeno 14 giorni, come qua. Tanta roba. Ma questo che c'è? Casca da... Ma è un noshu. Va bene? Questa notte qua farà un freddo becco dentro la foresta. Ci abbiamo un po' di neve. Le Crocs con le calze se la cavano. Wow, guardate qua. C'è una signora che secondo me vive dentro la macchina. D'altronde questi posti sono spettacolari per questa gente. L'acqua sembra rossa, ragazzi. Cioè, nell'acqua sembra che abbiano ucciso un sacco di pesci. Pazzesco. Qua ci scappa una dronata. This is where I should belong.